piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di martedì, giornata corrispondente al pianeta Marte, quindi giornata di forza, di coraggio, giornata di combattività all'occorrenza, ma una giornata particolarmente importante ancora per i segni di terra. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, martedì 8 agosto 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo sempre, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto e a condividere il mio video. Inoltre ora hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare, se lo desideri, su ogni aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con chi ti ama, con l'eventuale partner, con chi ti vuole bene, il rapporto con i genitori, con i figli, con i tuoi parenti, il rapporto con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i traslochi, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, ogni altro aspetto che ti venga in mente, richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di entrare in possesso appunto di queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questo oroscopo, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre appunto nel mio astroblog tutte le modalità per potervi partecipare. Ma entriamo nel vivo. Giornata ancora particolarmente importante per i segni di terra, più che mai con questa presenza della luna che si fa sentire quest'oggi marcatamente, se appartiene alla seconda e all'ultima decada del segno, così come anche importante comunque per i nati la seconda e ultima decada del segno della Vergine e del Capricorno. Per quale motivo? C'è anche questa sinergia molto importante, molto positiva, con appunto la contemporanea presenza per i nati la seconda decada di Mercurio e di Marte presente nel segno della Vergine, e per i nati la ultima decade con la presenza sicuramente molto positiva, molto importante, molto anche inaspettata in un certo quel modo di Urano sempre presente nel segno del Toro, così come anche il Giove per i nati la seconda decade. Quindi seconda e terza decade, ripeto, questo senso di costrutto, questo senso veramente di ricerca di appagamento quanto mai tangibile, quanto mai concreto, ma filtrato attraverso una sorta di analisi, di valutazione attenta di ciò a cui si va incontro. Quindi sicuramente per questi segni di terra una giornata veramente più che mai tangibile, più che mai forte, più che mai ben piantata a terra. Una luna che viceversa potrebbe risultare ancora un po' fastidiosa per il contrapposto segno dello Scorpione, per i nati la seconda e ultima decade, così come per i nati la seconda e ultima decade del Leone e dell'Acquario. Proprio a proposito del Leone, c'è anche questa sorta di tensione in un certo qual modo nella giornata di oggi con appunto questa luna che abbiamo appena citato rispetto al Sole presente nel proprio segno, che invece porta quasi quasi essere più ancora più del solito magnificentemente portato a porsi, a voler apparire, a voler essere presente con quel tono carismatico, quel tono fascinoso, e quindi quasi quasi come se entrasse in contrasto con questa necessità magari di maggior impegno, di maggior ponderazione, di maggior realismo in un certo qual modo. Un Sole appunto positivo comunque, nonostante questa luna fastidiosa per il Leone stesso, per i nati la seconda decade, così come dell'Ariete e del Sagittario, e
ancora un po' smorzante il proprio tenore energetico a livello generale, per il contrapposto segno dell'acquario della seconda decade, lo scorpione della seconda decade e anche tutto sommato per questo toro della seconda decade, che quest'oggi però ha tutta questa sinergia che abbiamo citato di energie positive. Ancora importante anche la presenza di Venere negli affetti, sicuramente positiva per i segni di fuoco, per i nati l'ultima decade, di Leone, Sagittario e Ariete, ancora un po' fastidiosa per i nati l'ultima decade, rispettivamente del contrapposto acquario, sempre dell'ultima decade, del toro e dello scorpione. Questo in estrema sintesi, energie planetarie sicuramente orientate quest'oggi verso una sorta di maggior tangibilità, maggior solidità, ma tutto sommato anche con questa attitudine, perché no, anche un po' più spensierato, un po' più estiva appunto negli approcci che la giornata può offrire. Entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete. Energie astrali abbastanza particolari ti orientano nella giornata di oggi verso un'attitudine magari un po' diversa anche quest'oggi rispetto al tuo standard abituale, quindi in un certo qual modo rispetto a quel tuo spirito più combattivo, più anche perché no aggressivo in un certo qual modo, è come se quest'oggi ci fosse la necessità di prendere le misure preventivamente prima di procedere, prima di agire, prima di metterti in gioco. Quindi a livello emotivo, soprattutto se pertiene la seconda e l'ultima decade, il Marte stesso che ti governa, è come se ti suggerisse tutto sommato in maniera appunto diversificata rispetto a quella tua attitudine più caratteriale che ti caratterizza, di non essere così impulsiva, ma semplicemente fare una valutazione attenta, preventiva dell'energia in campo prima di fare le tue scelte, prima di tuffarti nella mischia, come si suol dire. Buona comunque la forma generale se appartieni alla seconda decade, che in questo senso tutto sommato è come se ti desse una sorta di sicurezza nelle tue forze, nelle tue prerogative, nonostante appunto queste energie apparentemente un po' rallentate che abbiamo appena citato. E grande intensità, grande coinvolgimento, sempre favorito per i nati l'ultima decade, negli affetti, nei rapporti interpersonali, con l'eventuale parte, con chi ti ama, in un nuovo rapporto, con questa Venere sicuramente ancora molto positiva. Per te, costante e coerente Toro, una giornata davvero al top, nonostante appunto questa presenza solare un po' disturbante che si fa sentire ancora se appartieni alla seconda decade, c'è comunque questa sinergia ottimale di energie che sono tutte della tua, soprattutto se appartieni alla seconda e all'ultima decade, con questa presenza innanzitutto della Luna nel tuo segno, che riesce a rinforzare più che mai quella tua attitudine emotiva di gusto per il tangibile, per tutto ciò che puoi essere appagante da un punto di vista più che mai solido, concreto, materiale. Ancor più considerata la presenza sempre di Giove stabilmente presente nel tuo segno, se appartiene alla seconda decade, di Urano per i nati l'ultima decade presente nel tuo segno, e la positiva presenza di Mercurio e Marte per i nati la seconda decade. Quindi contemporaneamente puoi seguire tutta una serie di vie, di percorsi, di attitudini che sono non soltanto solide ma anche tutto sommato inaspettate, pur essendoci prima una sorta di analisi, di ponderazione, di attenzione ai dettagli, per riuscire a concretizzare nella maniera più che mai solida, tangibile, efficace e anche, perché no, materialmente, economicamente soddisfacente per te. Quindi una giornata decisamente molto positiva, con grandi soddisfazioni. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli, energie astrali in campo che riescono a orientare le tue energie anche nella giornata di oggi con una modalità un po' diversa rispetto al consueto, quindi spazio a tutto ciò che è in grado di offrirti un senso di stabilità, un senso anche di appagamento proprio fisico, materiale, proprio toccabile con mano in un certo qual modo. Nel seguire questo percorso, tuttavia, certe tue valutazioni, certe tue remore, anche ingiustificate,
come se potessero emergere, soprattutto se a partire dalla seconda decade, considerata questa presenza sia del Mercurio che di governa che di Marte, è come se il tuo percorso fosse frammezzato appunto da questi momenti di dubbi, di perplessità, di soffermarsi magari su certi punti secondari delle osservazioni appunto che stai facendo, che risultano per nulla pertinenti appunto a quella prospettiva di insieme. Una cosa un po' delicata, molto temporanea, però potrebbe farsi sentire in questo senso nella giornata di oggi. Forma generale ottimale se appartieni alla seconda decade, con questo sole estivo ancora molto favorevole e sempre grande coinvolgimento, grande intensità, grande passione, favoriti pari nati l'ultima, anche nella run 3, una sorta di replay di vecchie relazioni, appunto soprattutto se appartieni alla ultima decade. Per te sensibile ed emotivo Cancro, ottime soddisfazioni favorite dagli astri di oggi, soprattutto se appartieni alla seconda e all'ultima decade. C'è un'attitudine più che mai concreta, più che mai in grado di rincorrere quanto in grado di offrirti sicurezza, offrirti una base certa, tangibile, appagante e sicura. Sicuramente una luna propizia si fa sentire in questo senso, assieme a Giove, se appartieni alla seconda decade e anche in parte all'ultima, anche seguendo tutto sommato dei percorsi inaspettati per i nati l'ultima decade. Nel farlo, nel scegliere, nel proseguire con questa luna che ti governa sicuramente favorevole, c'è anche la presenza di Mercurio e di Marte propizi per i nati la seconda decade. Quindi una sorta di prologo analitico a livello mentale, a livello progettuale, che ti aiuti in un certo qual modo a farti trovare pronta e pronta nella posizione, nel momento più idoneo, al fine veramente di consolidare, di raggiungere questa concretezza, questa tangibilità che risulta sicuramente molto importante, molto positiva per te quest'oggi. Forma generale mediamente positiva per i nati la seconda decade, con questo buon sole estivo, e anche negli affetti tutto sommato puoi lasciarti andare in momenti di maggior spensieratezza se appartieni alla ultima decade. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, buona ripresa del tuo umore, si profila quest'oggi se appartieni alla prima decade, viceversa se appartieni alla seconda e un po' anche all'ultima. Il tuo umore appunto potrebbe essere non proprio al top, anzi tutto sommato potresti anche risentire di questa sorta di contraddittorietà delle energie planetarie rispetto a questo pur positivo sole di oggi, appunto soprattutto se appartiene alla seconda decade. Quindi tanto più c'è questo spiccato desiderio, questa attitudine da parte tua a rivestire dei ruoli di spicco, a porti in mostra, non che tu normalmente non lo faccia, ma in maniera ancora più spiccata del consueto, tanto più a livello umorale, come se ci fosse un eccessivo radicamento, un'eccessivo adesione, per così dire, a tutto ciò che è tangibile, che è come se venisse messo in dubbio, passato in secondo piano rispetto a questo bisogno, questa necessità di dare spicco anche tutto ciò che magari è privo, magari in certi frangenti, di una base così certa, così sicura. Quindi una giornata un po' contraddittoria, con queste energie in campo che è come se fossero un po' disturbanti per te. Sempre positiva per i nati l'ultima decade, la presenza di Venere in grado di darti la spinta giusta, la carica, la passione in un rapporto di genessere o anche in una nuova relazione. Per te metodica e razionale Vergine, ancora una giornata di ottima soddisfazione, continua a esserci questa sinergia di energie planetarie che veramente ti danno la carica giusta, la giusta misura in ogni frangente, pur di riuscire a dare forma, a concretizzare, a rendere solidi quegli intenti che ti sei prefissata e prefissato. Sicuramente una luna favorevole in questo senso a livello emotivo ti consente di sentirti ben centrato e centrata se appartieni alla seconda e ultima decade, ulteriormente rafforzata se appartiene alla seconda decade dell'ottima presenza di Giove e dalla particolare ma inaspettatamente positiva presenza di Urano se appartiene all'ultima decade. Quindi avanti tutta nei progetti concreti che possono godere veramente di questo sostegno, di questa spinta aggiuntiva al fine di potersi materializzare, concretizzare nelle tue mani in una maniera quanto mai soddisfacente. Nel farlo hai la lucidità, la precisione, il metodo ancora maggiore rispetto al consueto, soprattutto se appartiene alla seconda decade, considerata appunto questa contemporanea presenza sia del Mercurio che ti governa che di Marte, che ti consentono veramente di affilare quelle tue attitudini più lucide, più appunto, ripeto, metodiche, pur di giungere al dunque nella misura e con il passo che risulta più idoneo per te.
Continuiamo con te, estetica e creativa bilancia, un particolare equilibrio, parola magica per te a livello astrale, si profila nella giornata di oggi fra queste energie in campo che risultano sì favorevoli per te nella misura in cui ci sono delle situazioni e dei contesti che possono essere anche esteticamente appaganti, interessanti da fare tuoi, ma nel contempo c'è comunque di base una sorta di spirito analitico, una sorta di atteggiamento misurato nell'andarci incontro, con una sorta di bisogno valutativo per meglio comprendere anticipatamente appunto ciò a cui vai incontro. Quindi una giornata un po' particolare di queste due modalità che quasi quasi convivono in maniera armoniosa per te, dandoti comunque dei risultati estremamente tangibili, estremamente concreti. Non mancano momenti in cui comunque riesci a buttarti alle spalle in un certo modo questa attitudine più posata, più così misurata, semplicemente con un atteggiamento molto schietto, molto spontaneo, molto in grado di godere ciò che la giornata ti offre, soprattutto se appartiene alla seconda decade con questo sole decisamente ancora favorevole, e anche negli affetti, nel modo di vivere i rapporti con chi ti ama, con questa presenza venusiana che si fa sentire positivamente sempre se appartieni alla ultima decade. Per te strategico e inconscio Scorpione, energie planetarie nell'insieme contraddittorie nella giornata di oggi ti offrono da un lato l'opportunità di procedere in su quel percorso che ti sei prefissato e prefissato con buone soddisfazioni, dall'altro in un certo qual modo certi contesti a cui vai incontro potrebbero risultare un po' vincolanti, un po' infastidenti per te. Iniziamo appunto da questa presenza sicuramente positiva di Mercurio e di Marte, quel Marte che ti governa, che ti consentono veramente di riuscire a indirizzare in maniera misurata, ponderata, attenta e analitica le tue energie con un senso progettuale che risulta più che mai aderente alla realtà, più che mai appropriato, consentendo di appunto di misurare anche le energie, misurare le tue forze con cui appunto ti approcci alle situazioni, ai progetti che hai in mente. Nello svolgere tuttavia appunto, soprattutto se appartieni alla seconda decade ma anche all'ultima, certe situazioni inaspettate, certe valutazioni più che mai concrete potrebbero così non essere del tutto aderenti alle aspettative iniziali, una cosa di temporaneo, però hai pur sempre gli strumenti per indirizzare in maniera maggiormente analitica i tuoi sforzi per riuscire appunto dove ti sei prefissato di voler arrivare. Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso Sagittario. Anche nella giornata di oggi ancora energie in campo un po' particolari che potrebbero farsi sentire con questo senso quasi quasi di rallentamento per quanto ti riguarda, quindi c'hai ancora questo buon entusiasmo, questo buon slancio, soprattutto se appartiene alla seconda decade, considerata questa presenza del sole estivo decisamente molto propizio, ma nel contempo è come se ci fosse un'energia in campo in grado di indurti ad avere un'attenzione mirata, fissata su certi punti che magari tanta importanza alla fin fine non hanno. Quindi una sorta di rallentamento rispetto a questa schiettezza, rispetto a questo entusiasmo che già normalmente ti caratterizza, che risulta ancora più spiccato quest'oggi, potrebbe essere appunto giustificato da questa presenza di Mercurio e di Marte ancora non troppo favorevoli, che si fanno sentire marcatamente se appartiene alla seconda decade. Quindi in un certo qual modo potresti sentirti non così lucida e lucido, non così indirizzata e indirizzato con appunto efficacia nelle tue azioni, nelle tue scelte quanto vorresti. Decisamente migliore e più interessante la vita più intima e personale, sempre se appartiene all'ultima decade, con questa possibilità di vivere con grande coinvolgimento, con grande intensità, o anche rivivere appunto magari certe relazioni che pensavi già archiviate. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata nell'insieme molto soddisfacente, con energie in campo che veramente paiono fare la staffetta pur di aiutarti, pur di darti la spinta giusta, soprattutto in un senso più che mai concreto, tangibile, appagante da un punto di vista più che mai materiale. Una luna propizia si fa sentire in questo senso se appartiene alla seconda e all'ultima decade, ulteriormente rafforzata dalla contemporanea presenza di Giove se appartiene alla seconda decade e di Urano se appartiene all'ultima. Quindi anche percorsi inaspettati, energie che magari potrebbero sorprenderti, pur di riuscire a portare un risultato che nasce, evolve fra le tue mani in maniera più che mai soddisfacente. C'è da parte tua, d'altro canto, anche un'attitudine più che mai favorita a analiticamente riuscire a focalizzare l'attenzione su tutto ciò che è importante, su tutto ciò che è
dettagliato per riuscire alla fin fine a raggiungere questi obiettivi concreti. Con questa presenza di Mercurio e di Marte, che se appartiene alla seconda decade, ti aiutano in questo senso, essere più che mai appunto mirato e mirato, con quell'energia, con quel ritmo che ti è proprio, ancora più affine al tuo, pur appunto di riuscire a arrivare appunto a quelle mete, a quei punti finali che ti sei prefissata appunto e prefissato. Andiamo avanti con te, frizzante e anticonformista Acquario. Buona ripresa per quanto riguarda il tuo umore, almeno se appartiene alla prima decade, viceversa per i nati la seconda e l'ultima. Potrebbero ancora farsi sentire queste energie un po' disturbanti, sia della Luna, specificamente a livello umorale, nonché di Giove e di Urano. In un certo qual modo, quindi, è come se la giornata fluisse via all'insegna di questa sorta di non perfetta stabilità da un lato, e questo senso magari di necessità di essere maggiormente focalizzato e focalizzato in quei momenti di adesione a tutto ciò che è più concreto, più materiale, che è in grado così di infastidirti un po'. Quindi con atteggiamento da parte tua magari un po' più rigido, un po' più portato a inalberarti o fissarti con rigidità di fronte alla possibilità invece di poter essere magari un po' più fluida, un po' più fluida, un po' più efficace. Quindi una giornata un po' particolare, un po' delicata, ma comunque con questa energia in campo a livello lunare molto rapida, appunto già nella giornata di domani, appunto in procinto di allontanarsi. Forma generale sempre in ripresa per i nati la prima decade, ancora in buon equilibrio per i nati l'ultima. Un sole ancora un po' fastidioso potrebbe farsi sentire per i nati la seconda, così come negli affetti, negli equilibri con i rapporti più importanti, per i nati l'ultima, questa Venere è ancora un po' fastidiosa. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci. Si profilano energie planetarie decisamente interessanti per te, con questo spirito da parte tua maggiormente concreto, maggiormente tangibile, con magari una tendenza magari essere anche un po' troppo fissato e fissato su certi punti. Quindi una luna favorevole si fa sentire sicuramente in senso positivo assieme a Giove, soprattutto se appartiene alla seconda decade, in parte anche all'ultima, ma nel contempo, sempre per i nati la seconda decade, c'è questo effetto un po' disturbante sia di Mercurio che di Marte, da un punto di vista più concettuale, più dialettico, più mentale, di concentrazione, anche nella realtà dei fatti, nella misura in cui scegli, ti muovi, vai incontro appunto a queste positive opportunità che la giornata ti offre. Quindi anche di fronte a delle situazioni quasi quasi eccessivamente fortunate, eccessivamente positive, come se emergesse in te una sorta di dubbio, di scetticismo, che effettivamente possa essere tutto quasi quasi troppo bello per essere vero. Quindi da un lato appunto c'è questo favore, questa energia decisamente molto favorevole, ma dall'altro lato ci potrebbe essere appunto da parte tua questa sorta di scetticismo in grado di rallentarti nel cogliere col mano appunto queste opportunità decisamente molto propizie e molto interessanti per te. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Come di consueto ti ricordo, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, lasciare un commento qui sotto se ti fa piacere, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ti fa piacere anche condividere questo video. Inoltre ora anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata, abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto che ti stia particolarmente a cuore del tuo percorso di vita, dal classico amore, rapporto con chi ti vuole bene, con chi ti ama, con l'eventuale partner, rapporto con i genitori, con i figli, con i parenti, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i traslochi,
blocchi gli spostamenti, i viaggi, lo studio, ogni aspetto che ti venga in mente, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand, astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale appunto di acquisire questi metodi di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora. Ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!